Da Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Smart TV TCL Full HD 40 pollici con il nuovo standard di trasmissione digitale a soli 349,99 €. Lavatrice Hotpoint 8 kg, motore Digital Motion garantito 10 anni a soli 299,99 €. Smart TV Samsung Ultra HD 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K a soli 999,99 €. 20 comode rate da 50 euro. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. Buona domenica cari telespettatori e benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa di Telemia. Buon 25 aprile, una festa importante celebrata ovviamente anche in tono minore per via della pandemia. E noi andiamo subito a quello che è il prima pagina, iniziamo con Gazzetta del Sud. Io direi di partire subito con l'edizione di Reggio Calabria, che qua abbiamo inquadrato, come vedete, recovery, c'è pure il sì dell'Europa. Vedete, capitolo di apertura, ordinanza di Spirlì alle superiori, più didattica integrata, la ripresa post-Covid, super bonus e riforme tra Roma e Bruxelles, Draghi supera il doppio ostacolo. E poi edizione di Reggio, elezioni regionali, Letta insiste sulle primarie per allargare l'attuale candidato e il PD Nicola Irto. Mobilità. A Reggio, fondi a rischio, il comune invia una relazione, poi Reggio verso il processo per Degree, le dinamiche e gli affari del clan Serraino ricostruiti dalla DDA con le dichiarazioni del pentito imputato Maurizio Cortese. Ancora in colonna in alto, Vax Day in Calabria, molte ombre e poche luci, confusione e proteste. Come al solito, Reggio, tentata estorsione per un falso incidente, 4 arresti dal nucleo volanti, carcere di Palmi, cellulare con SIM trovata in una cella della sezione alta sicurezza. Ancora scarichi fognari in mare e colpa del depuratore a Gioia Tauro, mentre a Colonia sulla gestione migranti a Mendolia accuse già accadute, dice. E poi la morte, vedete, aveva 81 anni, stiamo parlando della Milva, è molta la voce, è molta Milva, voce e cuore, la pantera rossa della canzone, cantante
superlativa, e attrice Maria Ilva Biolcati in arte, poi per tutti Milva, è stata una interprete straordinaria, capace di passare dal pop al grande teatro, la vedete qui. Poi sentenza favorevole, prezzo 30.000 euro, arrestato il Jeep Barese e un avvocato, scarcerazioni domiciliari in cambio di una mazzetta, indagine lunga ma fruttuosa. E poi in basso, orrore ad Avellino, muore 53enne assassinato perché contrario al fidanzamento della figlia. La Calabria sborserà 1,2 milioni per il corto delle polemiche, intesa tra Regione, Muccino e Viola Film. Vedete Gabriele Muccino, il famoso corto che è stato, poi c'è l'ok della proposta transattiva della società di produzione, alla fine si è raggiunto l'accordo. Lasciamo Gazzetta del Sud di Reggio e andiamo su Gazzetta Gazzetta del Sud di Cosenza. Il titolo rimane uguale, la foto cambia, verso il regionale, liste, Letta insiste sulle primarie per allargare, il leader del PD vede in foto, nell'edizione di Reggio c'era Irto. E poi Spezzano Albanese, Don Marco Montone, consacrato prete da Papa Francesco, oggi verrà ordinato sacerdote. E ancora a Cosenza la denuncia di Assalone e Sapia, scuola ex provveditorato nel caos, un triumvirato a capo degli uffici, ma non c'è un responsabile. Acqua Formosa, accoglienza dei migranti, Manoccio contro la regione. Ancora ad Acqua Formosa, Terme Lugiane, le preoccupazioni del vescovo di San Marco. E poi ci spostiamo sempre all'interno della pagina, c'è la famosa sentenza favorevole, abbiamo visto già nell'altra edizione. Lasciamo anche l'edizione di Cosenza e andiamo a Gazzetta del Sud, edizione di Catanzaro, Crotone e Lamezia Vibo. In alto, caso Sant'Anna, ispettori all'ASP, l'azienda sanitaria che intende sottoscrivere i contratti 2020-2021, mozione in consiglio, i dipendenti si rivolgono al procuratore Gratteri, la regione scrive al governo per la clinica di Catanzaro. A Catanzaro ancora, cause matrimoniali in il tribunale ecclesiastico d'appello avrà sede in città. Mentre alla Lamezia Terme, niente ecografie in ospedale, i pazienti dirottati in altri centri. A Crotone, giudizio immediato per la gang che gestiva lo spaccio al Gesù, subito a processo. E poi, pizzo alloggi popolari, la ditta non dà le chiavi e l'Aterp fa una denuncia. Spostiamoci ancora in basso per vedere se c'è qualche notizia locale. No, è così. Allora lasciamo Gazzetta del Sud ed andiamo al Quotidiano del Sud. Vedete, scuola Spirlì raccomanda la DAD a richiesta alle superiori, e quanto viene appunto inserito nell'ordinanza di ieri, che il governatore insiste alla sua linea, peraltro auspicata da molte famiglie, nel primo dei due Vax Day, causa a Cosenza per una bufala. Recovery plan in alto, il sottotitolo, solo a tarda sera arriva il sì in Consiglio dei Ministri al piano italiano, Draghi garante con l'UE. A Catanzaro istituito in Calabria il Tribunale Ecclesiastico d'Appello. Andiamo sempre nella pagina centrale, vedete le terapie intensive e il fantasma del generale, e stiamo parlando di un editoriale di Rocco Valenti, Draghi, il PD e i sovranisti nello sport. E poi una festa trasformata in un'altra cosa, ovviamente parliamo del 25 aprile, il suo spirito è ancora forte, Natale, uva, il martire dimenticato e la riflessione, danzare davanti a Dio. Vedete nello sport il Crotone ne fa 4 a Parma. Poi in basso ancora i sindaci dell'ASP con Longo e Pirro, il generale delegato di Figliuolo, a breve ci sarà un significativo aumento, parliamo ovviamente delle vaccinazioni, come da confronto con il commissario. E poi a pagina 12 viene ricordato il saluto, l'addio a Milva, la pantera rossa morta a 81 anni, oppure la pantera di Goro, come veniva simpaticamente denominata. Quanto si bella tu, e poi qui c'è un altro di Roberto Losso, il diario. Lasciamo anche, andiamo sul sito telemia.it, ricarichiamola, eccola qua.
direi di fare un reload della pagina, così aggiorniamo anche il nostro portale con notizie ovviamente dell'ultima ora. E vedete, e qui c'è il Mazza, il presidente della FE, assegnate 10 bandiere blu in Calabria, se ne perdono 4 rispetto al 2020. Roccella Ionica rimane unica in provincia di Reggio Calabria, la Calabria dunque passa da 10 a da 14 a 10 bandiere blu. Danno erariale nella gestione dei migranti, parla l'ex sindaco di Caulonia di Amendolia. Pessimo funzionamento della macchina giustizia, dice, e spiega anche il perché. Ci spostiamo ancora in Calabria, vedete 544 nuovi casi positivi e 4 decessi, e qui tutti i dettagli sul bollettino. Danno erariale ancora, vedete, sulla gestione dei migranti per 42 persone, i nomi dei 14 amministratori comunali indagati, si tratta di amministratori di 3 comuni, di Acquaformosa, di Caulonia e di Riace. Indagati, diciamo, dalla Corte dei Conti. Covid all'Ocri, focolaio in un supermercato, titolare in gravi condizioni, colpito anche il call center e 2 scuole per l'infanzia. Lasciamo anche qualche frame dei nostri titoli per andare a vedere in controcopertina, che è come al solito la nostra controcopertina, ecco qua. L'Evensar, Guardia Costiera di Roccella, raccoglie May Day da un peschereccio. Ancora il Vax Day in Calabria, 19.046 somministrazioni. Insomma, non è un brutto numero, diciamo così. Lasciamo anche il nostro portale internet e andiamo direttamente su calabria.live, così andiamo poi a parlare con Santo Strati, che è il direttore di questo giornale calabria.live, che vi ricordo è uno dei giornali, è il giornale più letto dei calabresi nel mondo. E procediamo dunque con la lettura per quanto riguarda questo articolo, e come vedete andiamo direttamente col supplemento domenicale. Intanto saluto Santo, che è qua con noi. Santo, benvenuto e grazie. Buongiorno a voi. E allora, intanto c'è un bel supplemento con una foto straordinaria che io faccio vedere, e dice il platano millenario di Coringa, Aspromonte e UNESCO, quindi dedicato interamente alla natura questo supplemento. Abbiamo approfittato del fatto che l'Aspromonte è entrato nella rete dei geoparchi, che significa visibilità internazionale, per lanciare una proposta che a mio avviso potrebbe essere accolta, cioè quella di far diventare l'albero di Coringa uno dei simboli della Calabria, al pari dei bronci di Riace, del peperoncino, dell'anduia, di tanti altri simboli che già ci sono della Calabria, però è un simbolo veramente identitario, secondo me potrebbe essere un elemento molto inclusivo, soprattutto per i nostri calabresi che vivono al di fuori della regione, che possono identificare in questo albero millenario la forza, il carattere particolare che caratterizza appunto tutti noi calabresi. Ecco, intanto poi nella copertina 25 aprile a Reggio Calabria, ma un po' in tutta Italia, un 25 aprile ovviamente particolare. Si distingue, ecco, perché ha due, tra virgolette, io dico supereroi. Prego. Questa bella iniziativa del comune di Reggio, che ha praticamente fatto realizzare 2 giganteschi murales in una piazza abbastanza vicino allo stadio, con appunto 2 murales, uno dedicato al partigiano Malerba, che è scomparso alcuni mesi addietro, era un partigiano di Samo, Pasquale Brancatisano, conosciuto col nome di battaglia di partigiano Malerba, che abbiamo intervistato l'anno scorso in diretta, quindi ricordo bene la manifestazione che ci fu a Samo il 25 aprile. Un vitalissimo vecchietto, se si può usare questo termine. E poi l'altro è dedicato a Teresa Gullace, che è la vittima del nazifascismo, che ispirò poi la famosa scena di Anna Magnani in Roma città aperta, che viene uccisa
dai nazisti mentre cerca di soccorrere, di andare in soccorso del marito. E questi due simboli della resistenza messi in una piazza centrale della città rappresentano una significativa partecipazione del 25 di tutta aprile. La comunità. Ecco, esatto. Invece un articolo che mi è piaciuto molto e che ci tengo ad evidenziare, te lo dicevo prima di andare in onda, è questo di Giusy Staropoli Calafati. Si vede l'ultimo pastore d'Aspromonte inquadrato in una bella fotografia. È una storia molto carina, perché questo ragazzo che sta studiando agraria, tra le altre cose, racconta alla scrittrice di Briatico perché ha scelto di fare il pastore, per cui racconta che quando era bambino aveva espresso il desiderio di avere un pezzo di terra da poter coltivare, perché un contadino molto anziano gli aveva inculcato questo amore verso la terra. E poi, avendo vinto una capra, una riffa locale, si è affezionato all'idea di poter allevare del bestiame. E la cosa più interessante è che questo ragazzo, che appunto studia agraria, ha fatto un collare antilupo, cioè ha brevettato, ed è una idea che secondo me dovrebbe trovare spazio come startup, l'idea di mettere un microchip che emette ultrasuoni in una sorta dentro il collare, che dovrebbe essere messo alle capre o agli animali. Cosa succede? Il microchip manda degli ultrasuoni che danno fastidio al lupo. In questa maniera il lupo sta lontano e si ottiene il risultato di non perdere le capre o comunque le pecore o quello che sia, e non uccidere il lupo, che è una... Insomma, una bellissima trovata che dà l'idea anche di come la tecnologia, accompagna anche i mestieri più, diciamo, più rurali, quelli più antichi. La tecnologia viene in soccorso, e in questo caso è un giovane poi anche che fa l'università, quindi non pensiamo a un pastore normale, un pastore laureato in agraria, quindi è tutto dire. È bellissima, una scelta assolutamente consapevole, ecco. Andiamo avanti, sempre su questa copertina, storica battaglia di Seminara 1503, anche qua hai dedicato una sì, pagina importante. Abbiamo chiesto allo scrittore Santo Gioffrè, che è un grande conoscitore di fatti storici della Calabria, di ricordare questa storica battaglia di cui poco si sa, ma... Gioffrè l'ha descritta in maniera molto avvincente, anche perché questa battaglia è ricordata in quanto è stata la prima volta che hanno tuonato i cannoni. E quindi una particolarità storica. Prima di allora, parliamo del 1503, i combattimenti erano tutti all'arma bianca, invece in questo caso ci furono veramente tantissimi morti, perché venne usata per la prima volta l'arma da fuoco, il cannone. Andiamo a Calabria Live, copertina, il giornale di quest'oggi, lavoro, recovery e le donne, si riparte solo se si investe su di esse, insomma tutto al femminile questa mattina. Con la pandemia in corso, dice, sono state le donne ad essere le più colpite, secondo i dati Istat, su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 sono donne, è la quasi totalità, un'emergenza che deve essere risolta e affrontata seriamente, e c'è un seminario poi che tu promuovi online della CGL nell'area di Catanzaro. Basta Catanzaro, sì. Prego. Ci è sembrato interessante questo seminario online che hanno fatto, ovviamente essendo un seminario online ha avuto una ampia partecipazione, proprio dedicato alle donne, che sono non solo l'altra metà del cielo, come si dice, ma sono veramente vitali e fondamentali, soprattutto nella nostra Calabria, dove moltissimi lavori sono stati da sempre delegati alle donne. Noi sul web addirittura abbiamo messo l'immagine di una vecchia gelsominaia, una vecchia immagine che ricorda una Calabria rurale che non c'è più, però dietro a quell'immagine ci sono anni di sofferenze e di patimenti. Oggi bisogna cambiare, perché
manca un vero welfare e chi risente di quando è assente il cosiddetto, la cosiddetta attenzione per il benessere dei cittadini sono le donne ad avvertire più degli altri della cosa. Se mi permetti, volevo segnalare la nostra, il nostro piccolo omaggio alla, alla giornata del 25 aprile con il tulipano e il lo stiamo vedendo in questo momento in primo piano che abbiamo messo in, in, sulla testata di copertina proprio per caratterizzare l'attenzione su questa, sull'importanza di questa giornata che i nostri ragazzi sottovalutano obiettivamente. Sì, perché alcuni non ne conoscono neanche bene il significato. Il presidente Spirlì ha messo in evidenza, dice, utilizzare i fondi Covid per assumere personale sanitario è una tinatina d'orecchie che sta facendo i direttori generali delle ASP, quindi la situazione sanitaria continua ad essere pesante e la regione non ha grandi poteri se non quelli di coordinamento, diciamo così, c'è il commissario ad Attica, quindi ricordiamo che ieri e oggi sono giornate cosiddette Vax Day, dove naturalmente, disgraziatamente, ovviamente ne parleremo anche dopo negli altri giornali, viene fuori l'assoluta impreparazione e improvvisazione dell'iniziativa. L'unico vantaggio è di avere sensibilizzato ulteriormente sulla necessità di vaccinare. Purtroppo ancora vale questa sorta di pregiudizio nei confronti di AstraZeneca, da quello che risulta molte rinunce. E ne parleremo perché i giornali calabresi diciamo esatto, sono pieni di questi articoli. Poi qualche notizia su Tanzi, dell'assessorato ai giovani e di Giuseppe Aieta, che saranno attivati i nuovi centri vaccinali nel Treno Cosentino. Poi la cosa che tu hai messo anche in evidenza è il Comitato Difesa dei Consumatori, dice cosa si può fare da domani, non so se è un interrogativo o un progetto. No, abbiamo fatto una sorta di vademecum, di domani cambiano i colori delle regioni, la Calabria rimane in arancione, allora onde evitare di indurre in errore. Sostanzialmente si può fare quello che si faceva prima, a parte qualche centro sportivo all'aperto che può riaprire, c'è qualche piccola aggiunta, quindi abbiamo ritenuto opportuno segnalarlo con una sorta di vademecum, sfruttando appunto un riepilogo che ha fatto il Comitato Difesa dei Consumatori, che mi pare sia di Catanzaro. E poi hai dedicato anche un pezzo sulla ripartenza del Sud, deve fondersi sul dialogo costante, la frase di Daila Nesci, che credo riavremo ospite prestissimo, perché qua c'è da discutere anche con i sindacati, lei parla di sgravi sui lavoratori e credo che sia un argomento costante anche dei sindacati, cercheremo di avere anche qualche leader sindacale, ne abbiamo due che sono calabresi, quindi La sottosegretaria si sta dando molto da fare, bisogna darle atto, e il suo impegno è veramente eccellente. Per i sindacati, permettetemi di ricordare che il giorno 3 sono stati convocati i segretari generali della Calabria da Speranza per parlare proprio della sanità calabrese. Vedremo che cos'altro prometterà il ministro. Volevo iniziarti prima di chiudere su ovviamente su Calabria Live questo articolo che è molto importante, nel senso che sta arrivando la stagione estiva e c'è un bando che tu metti in evidenza ed è quello legato alle strutture balneari. Ci sono 10 milioni per i gestori dei lidi, quindi è importante. Sì, qui se mi permetti devo dire una cosa: noi abbiamo una regione che è molto attiva nella preparazione dei bandi, poi ci incartiamo con la cosiddetta burocrazia, per cui molti imprenditori alla fine sono costretti a rinunciare perché diventa impossibile per tempistica e procedure richieste poter accedere a questi bandi. Se mi permetti una piccola, sì, un piccolo inciso, visto che siamo di zona, noi abbiamo nell'Ipsedixit, la nostra rubrica che mette in evidenza delle frasi della giornata, abbiamo voluto mettere in evidenza la lettera che ha mandato un consigliere comunale, Pulitano, sì,
di ardore, che è appunto della Locride, a Draghi, in cui chiede un aiuto e soprattutto di non far pagare le tasse, visto che praticamente non ci sono. Non c'è nulla da pagare, nel senso che non ci sono i soldi. Appunto. È un appello che in tanti in questo momento stanno facendo: non servono ristori, sostegni, ma serve evitare che i soldi vengano spesi ulteriormente, perché già siamo alle briciole, diciamo così, purtroppo. E poi su Gazzetta del Sud, all'interno, vediamo il recovery plan al traguardo: da Bruxelles giunge il primo sì, quindi c'è un'intesa sulla proroga al 2023 per il super bonus, stop alla sanatoria per i concorsi a cattedra. Quindi l'approvazione è arrivata, ma dopo una giornata carica di tensioni e quanto viene messo in evidenza. Sulla burocrazia che frena i cantieri, ci siamo, quello che dicevi tu per la Calabria, diciamo che vale anche per tutta Italia. L'incentivo ha già messo in circolo ingenti risorse, quindi procedure complesse e difficili da applicare, soprattutto nei condomini, dice. È proprio vero, il super bonus ha questo problema. E poi, come vedi, Gazzetta del Sud dedica un articolo con una foto alla ministra Sara Carfagna. Inversione di tendenza, dice, è un interrogativo. Il Sud può correre più 22,4% del PIL in 5 anni. Nel Movimento 5 Stelle si gioca anche una partita interna con Casaleggio e Rousseau in merito ai dati degli iscritti e al risanamento dei debiti. Un articolo qua dove c'è di tutto, diciamo così. Sì, è un pastone in cui mette insieme sia le ambiziose aspirazioni della ministra Carfagna, sarebbe meraviglioso se si raggiungesse questo valore di PIL, e contemporaneamente mette in evidenza il problema. Il problema fortissimo che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, dove evidentemente il distacco dalla piattaforma Rousseau avrà delle serie conseguenze, nel senso che il movimento, tra le uscite inopportune e discutibili di Grillo per la difesa del figlio e le pretese di Casaleggio, c'è praticamente quasi un invito al via libera a tutti. Conte avrà un bel da fare e ha una sola strada da seguire, non so se avrà il coraggio di farlo, cioè deve fare un regicidio, nel senso che deve sganciarsi, cioè, avrebbe fatto prima a rifondare un partito da capo, secondo me. Ma è l'unica strada che gli rimane, cioè sganciarsi da Grillo, quindi fare il parricida di Omerica, della tragedia greca che abbiamo studiato a scuola, e il rinunciare, mettere da parte Grillo e rifondare ex novo un partito, cercando di prendere sia da Movimento 5 Stelle sia dal gruppo dei fuoriusciti che hanno costituito Alternativa C'è e altri esponenti delle varie forze politiche che sono alla ricerca di un punto di riferimento. Non credo che lo farà, però è l'unica strada che gli rimane per poter. E poi un articolo, ma diciamo così, può essere anche ottimista: domani il giorno atteso per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, cinema, teatri e musei, pronti a ripartire, a riaprire, via con controlli e buonsenso. Questo è lo slogan. Al tavolo massimo 4 commensali, ma ricordiamo, in zone gialle, in Calabria rimane tutto com'è. In Calabria non è possibile appunto andare al ristorante. A Roma no, mi pare che a Roma siete gialli, quindi Roma da domani diventa gialla. Quindi lo potrete fare. Al tavolo massimo 4 commensali, oltre ai conviventi. Spostamenti più facili tra regioni e verso le abitazioni private, quindi in zona gialla. Vale sempre l'invito al buon senso, perché quello prima di tutto. Il virus non è ancora sconfitto. Assolutamente, anzi, la nostra regione sta toccando alta la guardia. Nella nostra regione sta toccando picchi altissimi, infatti c'è stata un'accelerata, si accelera sui vaccini, in arrivo la fornitura a livello nazionale da 5 milioni di dosi, quindi diciamo che il generale Figliuolo non le manda a dire, sta ingranando la marcia, si vede in tutta Italia. Ancora comunque niente caffè e aperitivi al banco, non si possono prendere caffè, potranno essere consumati al tavolino o in bicchieri da asporto.
trasporto. Quindi queste sono le regole e queste regole vanno osservate, penalizzati ovviamente gli esercenti che non dispongono di spazi all'aperto, questo è chiaro. Se non ci sono, che sono la stragrande maggioranza, dovranno trovarli se ci riusciranno. E andiamo in primo piano, vedete il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver deposto la corona al monumento dedicato al Milite Ignoto nel giorno della liberazione, un appello a ritrovare la coesione. C'è un'altra Italia da ricostruire, Mattarella chiama tutti all'unità, e questo è importante. I sentimenti di rinascita che guidarono il paese nel dopoguerra devono spingerci oggi verso il superamento della crisi pandemica, un bel sentimento che bisogna riportare. Già lo ricorderete, l'anno scorso eravamo in piena pandemia, è passato un anno, è arrivato un altro 25 aprile, in una situazione drammatica eravamo e in una situazione drammatica continuiamo ad essere. Siamo ancora. Ecco, e poi staffette, fiori e testimonianze nel 25 aprile, senza cortei. Draghi all'altare della patria, poi la cerimonia al Quirinale affidata allo streaming La memoria della lotta partigiana. Una notizia che ha un po' sconvolto, sinceramente. Orrore ad Avellino, la coppia diabolica voleva eliminare anche madre e sorella. Osteggia il fidanzamento della figlia, viene ucciso nel sonno, pensate un po'. Parliamo di Aldo Gioia, che era un geometra dipendente dell'FCA di Pratola Serra. Il 53enne, prima di morire, è riuscito a far mettere in salvo le due donne che sono fuggite, pensate un po'. È morto perché ucciso dalla figlia e dal fidanzato. La figlia aveva 18 anni, il fidanzato ne ha 23. Incredibile, santo, sentire queste cose. Un orrore senza fine, ricorda in parte l'altra drammatica, terribile vicenda della Liguria, della ragazzina che uccise il fratellino e la mamma con il fidanzato a Novi Ligure. Franzoni, forse dici? No, al contrario, in quel caso è stata la mamma a essere incolpata dell'uccisione del figlio. Ma è terribile anche il fatto di immaginare la morte di un uomo, di un padre, per mano della figlia. Questo è terribile. Ma qui sorge una domanda che è terribile essa stessa, cioè, ma cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Perché queste cose succedono perché evidentemente c'è una perdita di attenzione nella cosiddetta educazione, quindi non ci sono gli elementi, perché arrivare a uccidere il proprio padre per una ragazza di 18 anni significa vivere evidentemente in maniera perversa, ma soprattutto con una totale mancanza di educazione civica, chiamiamola così, e familiare, che evidentemente è venuta meno. Assolutamente sì. Continuiamo con cronaca, arresti per scarcerazioni comprate. Pensate, un giudice sarebbe stato corrotto a suon di mazzette anche di 30.000 euro. In manette Giuseppe De Benedictis, il GIP del Tribunale di Bari, e il penalista Giancarlo Chiarello. Praticamente hanno pagato per una scarcerazione, quindi indagato pure il figlio. Sono delle mele marce che non fanno altro che gettare discredito sulla magistratura, che ricordiamolo lavora in maniera a volte veramente eroica, e rischiando tutti i giorni la propria vita in nome della giustizia. Poi ci sono, non solo, fa perdere la fiducia nella giustizia, nel chi appunto deve essere giudicato, si ritrova in una situazione molto difficile, chi affronta un processo perché non sa la lotteria come andrà, e poi vede queste ingiustizie, chiaramente si perde fiducia, è così purtroppo. Andiamo avanti, santo. Elezioni in Palestina, vedete, ora Hamas fa paura a tutti, qui c'è la politica internazionale, pensate. E poi sulla storia del sottomarino, siamo rimasti veramente tutti colpiti, il sottomarino è affondato, l'Indonesia piange 53 vittime, dopo 3 giorni è finito l'ossigeno, ritrovati soltanto dei resti. L'ipotesi è che un blackout abbia impedito l'avvio della procedura di emergenza per avviare la risalita, provocando l'insabbiamento. Una morte terribile di queste persone, che spesso si vede nei film, è accaduto veramente. Andiamo
spostandoci in avanti, se non dare un saluto a Milva che vediamo inquadrata, Milva la Rossa, una cantante un po' dimenticata anche dai media sinceramente ultimamente, ma comunque una storia straordinaria, da ragazza di provincia arrivata nel mondo della canzone è diventata raffinatissima interprete, capace di passare diversi generi della canzone e poi arrivare anche a Sanremo. Ci spostiamo e andiamo veramente in Calabria, saltando la parte di sport, anche perché il tempo vola, il Vax Day dell'approssimazione, un titolo molto critico per quello che è accaduto in Calabria ieri. In quasi tutti i centri regionali la prima giornata iniziativa è caratterizzata dalla confusione, file, assemblamenti, ma rumori e proteste, difetti di comunicazione, procedure lente, rinuncia ad AstraZeneca tra le cause dei disagi, perché nei centri vaccinali era solo AstraZeneca che si poteva somministrare nel Vax Day e non è stato detto con... diciamo con completezza, cioè si usano canali, anzi non si usano i canali informativi, questo è il problema. Ma qui c'è ancora, se mi permetti di intervenire, c'è ancora un equivoco di fondo che va chiarito, cioè AstraZeneca non fa male, AstraZeneca però ha delle limitazioni che nel momento in cui viene fatta, prima di essere fatta la somministrazione, c'è un momento di anamnesi in cui ovviamente il medico che accoglie il vaccinando si rende conto se ci sono delle patologie, non deve essere affetto da particolari patologie che vengono indicate, esatto. quindi alla fine, quindi se non ci sono delle patologie il vaccino ha la sua validità non totale. Solo dicono che è forse uno dei migliori di quelli in produzione, il vero vaccino, dicono AstraZeneca. Quindi c'è stata una cattivissima informazione a proposito e la gente non si fida, diciamoci la verità, ma è sbagliato perché in realtà le limitazioni sono veramente pochissime e riguardano delle patologie che nel momento in cui si va a fare il vaccino, se vengono fatte presente al medico che prende appunto l'anamnesi di chi deve essere sottoposto, sarà il medico stesso a dire fermo, non va bene per te, aspetta che arrivi un altro tipo. In ogni caso, nonostante i numeri bassi, nel Reggino si è sfondata quota 600 inoculazioni, parliamo di Siderno e di Reggio, quindi anche il grande ospedale metropolitano degli ottimi risultati, ma poi ma i numeri come dicevo prima, la cosa importante, interessante di questa iniziativa è l'opera di sensibilizzazione, quindi se ci dimentichiamo per un momento dell'improvvisazione, della disorganizzazione che ancora una volta ha fatto da padrona, in realtà un merito questa due giorni ce l'ha, quella di avere sensibilizzato la popolazione sulla necessità di fare il vaccino. Il numero alterato che vogliamo mettere in evidenza anche in questa rassegna stampa del 25 aprile è questo, è che ieri in Calabria sono state prenotate 13.000 dosi. Quindi c'è stata una prenotazione di 13.000 dosi, pensate un po', 4.000 dosi non sono state inoculate, quindi parliamo, non dico della metà, ma un terzo di quanto previsto ha rinunciato, resosi conto che si trattava di AstraZeneca, pensate, la maggior parte almeno per questo motivo, così sembrerebbe, utilizziamo il condizionale. È un modo davvero sciocco di affrontare la pandemia. Assolutamente, assolutamente. Anche nel Cosentino vedete caos, l'ASP prima autorizza e poi ripensa, oltre 1.000 dosi ferme nell'Esaro, senza prenotazioni, stop anche nella Valle del Crati, l'è saputo bene nei poli di Cosenza, bene. Insomma qui non si capisce, hanno avuto paura i medici senza prenotazioni di somministrare, ma poi alla fine era previsto, quindi ecco perché c'è scarsa comunicazione e organizzazione, il vaccino chiama, Vibo risponde e l'organizzazione poi va in tilt, perché guardate qui in questa foto l'afflusso massiccio e comunque anche la mancanza di chiarezza. Ecco, bisognerebbe usare un po' meno Facebook e un po' di più canali istituzionali per dare informazioni precise, altrimenti la gente... Sì, ancora dopo un anno dobbiamo dire che continua questo difetto di comunicazione, per cui abbiamo una passerella di medici scienziati in televisione, ognuno la racconta a modo suo, ma non c'è una vera e propria comunicazione, diciamo,
istituzionale che una volta per tutte chiarisca certi aspetti della vaccinazione. Su Catanzaro una nota positiva, quasi 2000 inoculazioni, vedete il Vax Day nella fascia 60-79, quindi ordine, grandezza di spazi, vedete l'organizzazione. Dobbiamo ricordarlo, Santo, che l'organizzazione degli hub è gestita dall'esercito, quindi direttamente dal commissario. E infatti in tutti gli hub calabresi e non solo, c'è lo stesso rigore, la stessa organizzazione, la stessa cartellonistica, la stessa grafica, la stessa organizzazione, le stesse indicazioni. Quindi questo è importante, perché fino ad ora ogni regione era andata in ordine sparso, quindi è importante anche avere, come si dice, un percorso comune. Nel caso degli hub stiamo parlando, quindi hanno lavorato. Sì, ti segnalo, l'avrai notato anche tu, che indica che il 10% degli utenti è risultato incompatibile con AstraZeneca. Sì. Ma risultare incompatibile significa appunto affidare al medico la valutazione se il vaccino può essere somministrato o meno a fronte di particolari patologie. Quindi, però il 30%, il 33% ha rinunciato. Dai dati che abbiamo, il 10% è incompatibile, esatto. Il 33% ha rinunciato. Esatto. Quindi c'è un altro, esatto. Una bella cifra, un 23%. È inspiegabile, sì. Andiamo alle superiori, in classe al 70% e per le scuole agevolano la DAD, da domani in vigore nuove misure per la zona arancione, quindi ha perfezionato, lo sappiamo, per lì l'ordinanza inserendo questa opzione. Poi restano sospese ovviamente bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ad esclusione delle mense e il catering, che continua a lavorare, ma in Calabria da questo punto di vista cambia poco. Il virus insiste, ecco, questo è il titolo, 544 casi, 4 vittime, occupazione al 29.5% nelle terapie intensive, numeri che comunque un po' ancora... Siamo quasi al limite. Numeri che spaventano, perché conosciamo le potenzialità che non ci sono dei nostri ospedali, quindi la capienza è quella. In rianimazione si torna a 46 letti occupati. Su 156 disponibili, anche se la soglia la stiamo superando, perché siamo al 29,5. Siamo quasi a un terzo. Sì, esatto. siamo a un terzo, non credo che andremo oltre, sinceramente, la mia impressione, siamo nell'apice della curva, non credo che si dovrebbe peggiorare di molto, ma neanche vediamo una discesa, quindi ancora non si intravede la via d'uscita. E poi sulla Calabria un articolo che viene messo in piedi sulla vicenda di Antonio Ricchio, sui leader e sulle prossime elezioni, e qui tra gli altri vedete oltre a due candidati, Nicola Irto e De Magistris, c'è anche il segretario Letta, che ha assunto la guida del PD il 14 marzo, e la sottosegretaria pentastellata Laila Nesci. Vedete, Letta tiene in piedi l'idea delle primarie, il PD vuole allargare la coalizione. Di fatto è come se identificasse nell'esponente di governo una rappresentanza importante dei 5 Stelle, probabilmente lo è, e dall'altra parte il segretario del PD. E poi i due candidati che dovrebbero trovare un'unione. Un punto d'incontro, ma la vedo dura. Cosa molto difficile. Ecco, conoscendoli, avendoli avuti già ospiti entrambi, Santo, mi pare difficile che si riesca a trovare un punto comune. Diciamo questo, che noi abbiamo praticamente quasi 4 mesi davanti, e in 4 mesi può succedere di tutto. Letta avrà una brutta gatta da pelare per quanto riguarda il discorso Calabria, perché le primarie dovrebbero permettere quantomeno di superare alcune divergenze. Il punto principale qual è? Che De Magistris fa il guastatore, almeno apparentemente fino alla fine farà il guastatore, salvo a venire a a migliori intese, perché in realtà De Magistris da solo non ce la farà mai a fare il governatore, siccome quello che sta cercando è una collocazione politica, l'unica soluzione che resterà per lui sarà quella di appoggiare il candidato Dem in cambio di una garanzia, chiamiamola così, di
di un posizionamento all'interno del Consiglio regionale. Diversamente farà il consigliere d'opposizione sempre che riesca a raggiungere appunto il quorum che in Calabria, ricordiamolo, è molto alto, bisogna raggiungere l'8% di coalizione. A meno che qualcuno dice non arrivi qualche incarico di governo per l'attuale sindaco di Napoli, che dovrebbe, diciamo così optare per questa seconda opzione, lasciando così le liste, il civismo, le liste civiche d'appoggio, eccetera eccetera, ad un'unione con il candidato Nicola Irto. Ma sono tutte ipotesi ancora fantascientifiche, nel senso pura fantasia, ancora non si sa e non si conosce nulla. Il ritorno ai gazebo assumerà peso se sarà coinvolto pure De Magistris, i democratici riformisti, il Nazareno prende in mano la situazione, e poi Tucci e Visconti si portano avanti, naturalmente sono due parlamentari e bisognerà capire ora gli accordi. Sui giornalisti, la vicenda dei giornalisti in Consiglio regionale, il licenziamento torna in Commissione a Vigilanza, mercoledì una nuova riunione, e Giannetta che prende in mano questa situazione cercando di comprendere se si può fare qualcosa per le persone che sono state licenziate. E poi il corto della discordia, alla fine la regione, andiamo avanti perché il touchscreen ci ha spostato, ecco, dicevo, alla fine la regione ha pagato il corto di Muccino e a Viola Film, sborserà 1,2 milioni che secondo me sono sempre tanti per quel corto, con tutto il rispetto per il mio compaesano Raul Bova, ma e la compagna Rocchio Munzo, ma Morales, di fatto un corto, spendere 1,2 milioni per un corto di quel tipo senza capire neanche l'ufficio legale della regione avrà valutato i pro e i contro di una controversia che rischiava di vedere la regione soccombere, perché il contratto era stato firmato troppo favorevole alla società di produzione, assolutamente andava, quindi, ma ogni impegno va onorato, il problema non è l'impegno, è la spesa che la cosa più sconcertante è che in realtà questo filmato, discutibile se piaccia o meno, discutibile con l'uso o meno, ma avrebbero girato un film con gli stessi importi, però non ha svolto il ruolo per il quale era stato, ecco. E che poi non si è capito bene qual era il ruolo, perché la distribuzione non si è compresa chi doveva farla, chi non doveva farla, come doveva essere distribuito, perché non è né uno spot né un film, quindi un corto, che tipo di mercato ha, che cosa mostrerà, e alla fine, a parte la ventata iniziale, la presentazione. In questi casi è opportuno sottolineare che generalmente prima va organizzata la distribuzione e poi va realizzata la produzione. Diciamo che va individuato il percorso, l'obiettivo finale, mi pare che un obiettivo finale non c'era, quindi si è prodotto perché era bello produrlo senza rendersi conto che probabilmente il 1,5 milioni, il 1,2 milioni doveva essere... Soldi buttati. Beh, hai detto tu, io lo sottoscrivo, certamente spesi male, 1,2 milioni almeno, sarebbero fatte... A me non è dispiaciuto il filmato, ma è una muccinata, nel senso c'è a chi piace Muccino e a chi non piace, infatti. Però è un corto nello stile di Gabriele Muccino, come tale va rispettato, poi naturalmente se raggiunge l'obiettivo che si era prefissato è un altro paio di maniche. Cioè il messaggio qual è? Quello di vedere delle clementine finte fuori stagione o di vedere scorci che quasi tutti conoscono, in realtà è difficile. Ma di vedere dove, Santo? Perché di vedere dove? Perché questo corto ha avuto una distribuzione, cioè ha avuto una distribuzione sulla rete e da nessun'altra parte, in maniera anche limitata, se teniamo conto dei numeri che fanno i famosi blogger, no? Ha avuto meno visualizzazioni di un filmato fatto da un blogger. Alla fine, voglio dire, dov'è la distribuzione? Certo.
Dov'è certo, la distribuzione? Non c'è. La distribuzione è peraltro volontaria, quindi nemmeno programmata. Neanche a pagamento, perché non era previsto pagare per distribuire. No, sarebbe stato più utile pagare per distribuire piuttosto che per produrre, certamente. Obiettivamente. Bonifiche e ricoveri, i dubbi espressi all'Unione Europea sui siti contaminati da rifiuti. La Commissione ha risposto sull'interrogazione presentata dall'onorevole Sofo, che ricordiamo dalla Lega ha passato a Fratelli d'Italia, infatti la sigla è quella. Falcomatà insiste a raddoppiare le risorse del recovery per il sud, ha ragione Falcomatà, la battaglia dei sindaci, la protesta a Napoli, il monitoraggio del governo sulle prospettive del mezzogiorno. Abbiamo... Sì, oggi c'è una interessante iniziativa di 500 sindaci che da Napoli lanceranno un messaggio ben preciso al governo. Diciamo che il 40% delle risorse che è stato stabilito sarà destinato al mezzogiorno, equivale mal contato a un'ottantina di miliardi e passa 88,4 miliardi se non vado errato, e che è comunque una cifra importante e considerevole. Però se diciamo che richiedono il 70% delle risorse, mi pare un'ipotesi un po' esagerata. Attualmente ce ne sono 37, che non sono pochi, il 37% non è poco. No, intanto è 40. Ma il punto è che in realtà l'Italia ha preso più soldi di tutti unicamente per il mezzogiorno, per il disagio che la Comunità Europea ha dovuto registrare nelle aree depresse del mezzogiorno. Questo ha consentito di aumentare in maniera considerevole i fondi destinati. E quindi dici tu, questo valore aggiunto va garantito al sud. Ci sono stati praticamente quasi 100 miliardi in più proprio per il discorso delle aree del mezzogiorno. Allora, non che debbano andare tutti al mezzogiorno, però sicuramente il 40% è una percentuale importante. Sicuramente discutibile. Fondi per la mobilità a rischio. Il verdetto arriverà a giorni. Il comune di Reggio ha inviato una relazione alla regione sul progetto MMS, chiesti più tempo e un nuovo cronoprogramma per salvare le linee di finanziamento di 100 milioni dedicate ai lavori. Poi ci spostiamo, rimaniamo sempre su Reggio, ma spostiamoci nel giorno dei vaccini, 1150 dosi, è un buon numero, la soddisfazione dei sanitari del GOM, l'abbiamo detto prima. E poi a Taurianova, preso d'assalto il Siero Anglese anche senza prenotazione, preso d'assalto il Palasport di Siderno, la notevole risposta conferma il crescente timore del contagio. È importante, a Siderno c'è stato è stato preso d'assalto il centro vaccinale, vedete, poi ci sono delle fotine in basso, l'afflusso al lab disciplinato dai volontari della protezione civile, lo ricordiamo, continua oggi il Vax Day, quindi è possibile andare a vaccinarsi. E intanto i sindaci tengono un confronto sull'emergenza sanitaria, lo tengono un confronto a Palazzo Alvaro con il commissario Longo e il generale Pirro, ora vanno ridefiniti i ruoli e le responsabilità, la parola d'ordine ovviamente è accelerare. Vedete nella foto scattata a Palazzo Alvaro Longo, Falcomatà, Pirro e Scaffini, gli attori in questo caso in provincia, e poi quell'obbligo a ricordare con impegno la festa della liberazione, il Partito Comunista a fianco dell'Ampi, e poi tre strutture abusive, una polveriera, l'ex polveriera Manufatti nell'area demaniale, scatta l'ordine di demolizione, quindi pulizia in questo senso. Tentato estorsione ai danni di un anziano, l'abbiamo visto ieri, incredibile questa storia, però lui ha denunciato questo anziano reggino di 70 anni, 69 anni, l'operazione lampo dei poliziotti delle Mantiche riscontrano la denuncia appunto dell'anziano. I malviventi hanno provato a farsi risarcire per un falso incidente stradale con una bici elettrica. L'uomo è stato coraggioso, è andato dalla polizia, ha fatto riconoscere i malviventi e li ha fatti arrestare, quindi santo. C'è da dire che questi attacchi nei confronti degli anziani, parliamo di truffe, scippi, tentativi di estorsione, sono quanto di più orribile ci possa essere, perché ricordiamoci che i nostri anziani sono sicuramente delle persone fragili, ma non dimentichiamoci che sono loro che hanno
portato avanti il paese, e se oggi viviamo una situazione di grande tranquillità, chiamiamola così, lo dobbiamo dare anche ai nostri anziani, che andrebbero, appunto, meriterebbero il massimo rispetto. Invece ci sono bande di malfattori, di criminali, di giovani senza coscienza che continuano a scippare i vecchietti o addirittura a organizzare estorsioni. A Catanzaro è stato istituito il tribunale d'appello ecclesiastico, le cause matrimoniali dunque rimarranno in Calabria, le controversie decise sullo stretto non saranno più trasferite nel collegio di Napoli, anche questa è una cosa positiva. Sì, c'era il rischio che si voleva spostare a Napoli la competenza della Sacra Rota per le cause dello stretto. E poi vedete in foto i fratelli Tonino, Daniele Filocamo in compagnia dell'ora capoclan Maurizio Cortese, tutti e tre ora collaborano con la giustizia, si tratta dei collaboratori di giustizia nel processo Pedigree, il ruolo chiave del collaboratore Maurizio Cortese. La posizione più delicata è quella dell'ex capoclan che dava indicazioni, curava le affiliazioni e beneficava delle risorse della cassa comune. Sulla Tirrenica, velocemente, così andiamo a chiudere col quotidiano del sud, la chiusura degli uffici non ferma il consiglio a Villa San Giovanni, mentre a Bagnara c'è un pericoloso il belvedere Umunti da Ceramida, la ringhiera dell'affaccio è deteriorata e addirittura mancante, e poi i consumatori sempre a Villa chiedono una fiscalità più equa. Il tema della fiscalità qua vale per tutti. E sempre sulla Tirrenica, una tradizione importante quella dell'Ampi, oggi poi alle 10:30 cerimonia alla stele del partigiano appolista del Partito Comunista, ovviamente polemizza con la gestione commissariale. Qui una foto di repertorio dell'ex sindaco Tripodi. E ancora, in due giorni 19 casi, morta una donna anziana a Delia Nuova, il virus che impazza e crea morte e contagi ancora con molta vigoria. A Palmi è trovato un cellulare in carcere, questo è molto grave, nascosto in una camera della sezione dell'alta sicurezza, quindi come vedete i cellulari riescono ad arrivare anche nelle carceri senza problemi ancora, non capita solo nei film. E poi uno street book della rete alla kermesse di luglio, l'edizione 2021 è andata alle istruzioni in corso, si svolgerà ovviamente ugualmente. Italia Viva ascolta i tirocinanti, incontro online sulla condizione dei lavoratori calabresi. Quindi, e poi a Gioia ancora la vicenda del depuratore, scolmatori sversano liquami a mare. C'è un'interrogazione consigliare di Anastasi, dalla regione fondi per le strade e poi a Gioia Tauro auto demolisce un muro, il conducente per fortuna rimane illeso, guardate la foto, guardate come si è ridotta l'automobile, il conducente per fortuna è rimasto illeso. L'operazione Chirone, annullata l'ordinanza cautelare per Taverna, accusato di essere l'esponente del clan Piromalli. Andiamo all'interno, così chiudiamo questa parte, così due minuti e salutiamo anche Santo. Senza il suo popolo la Madonna è tornata al santuario. Ecco qua, la famosa Madonna di Melito Portosalvo, ieri mattina il trasferimento della appunto venerata effigie nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Pentedattilo. Ecco, questa è un'opera straordinaria, il quadro che ieri appunto è tornato nel lungomare dei Mille. A Motta offre l'ASP 3 centri vaccinali, Lazzaro e a Serro Valanidi. Universo Fraternità Giovani, la palestra della solidarietà, una bella foto della fraternità con Dofurese, le parole e i sorrisi dei volontari del centro sociale Padre Rempicci. Santo, in un momento difficile come questo, intanto la solidarietà fa la differenza su tutto, mi pare di capire. Sì, fa piacere vedere questo moltiplicarsi di iniziative sociali da parte di volontari che indicano appunto questa nuova sensibilità che la pandemia
tra le tante negatività ha portato, cioè il comune sentire di essere solidali nei confronti di chi ha più bisogno. E qui c'è una battaglia, qui c'è una battaglia invece sulla sanità, sulla Locride. Arriviamo all'ospedale di Locri, tanto vituperato ospedale, praticamente confermati 10 posti letto Covid, ma la sicurezza non sarà garantita. La riunione del comitato di rappresentanza dei sindaci in seno all'ASP dice: Locri dovrà dare il suo contributo come reparto Covid con 10 posti letto per malati di Covid. Ci sono perplessità sull'ubicazione di pneumologia al terzo piano, Simone della UIL, c'è solo un ascensore ed è utilizzato da tutti, quindi il problema è proprio quello. Questo a chiusura, se mi permetti, offre lo spunto per dire che uno degli errori più grossi che si sta facendo è quello di chiudere i reparti, gli altri reparti degli ospedali, trasformandoli quasi tutti in reparti Covid. In realtà non c'è solo il Covid, quindi bisogna fare attenzione perché ci sono delle patologie molto gravi che non possono più fare a meno di avere l'assistenza necessaria e le cure specialistiche del caso, per cui abbiamo registrato proprio in Calabria diverse situazioni di estremo disagio di cardiopatici, malati oncologici gravi e altre patologie che si sono trovati con le porte sbarrate perché il reparto era stato trasformato in reparto Covid, ed è un errore che bisogna evitare. Santo, io ti ringrazio per la presenza quest'oggi sulla nostra rassegna stampa. Appuntamento a mercoledì. Grazie a voi. Saranno argomenti interessanti anche per gli imprenditori. Parleremo anche di economia mercoledì, oltre che di turismo e di tanti altri argomenti, ma non sveliamo ancora nulla. Grazie. E grazie, buona domenica della liberazione a tutti. A tutti. Grazie. Noi procediamo e torniamo sempre sulla Locride. Vedete, contagi in aumento a Bianco e Bovalino continuano a destare preoccupazione nei due comuni. Ieri il primo cittadino, Aldo Canturi, ha registrato altre 4 casi che portano il totale a 54, un'evoluzione costantemente aggiornata dall'amministrazione comunale, e la positività anche di un dipendente comunale, mentre a Bovalino si registrano 5 nuovi positivi a fronte di 3 guariti, in totale ora è a quota 75, un numero molto alto. Il sindaco Maisano si è detto preoccupato. E poi per i contagi nella Locride serve prudenza, attenzione negli ambienti familiari, evitando ovviamente assembramenti. Lombardo nel direttivo del Movimento Forense Locride, l'organismo nazionale. Lombardo dice: valorizzerò i contributi, le idee della tradizione giuridica della Locride. E qui l'unica a pagare è stata la povera vacca sacra, Staiti incustodita è stata abbattuta. La sindaca è la vittima del disprezzo di alcuni verso le regole e della proprietà altrui. È stata uccisa una vacca che vagava libera, è stata abbattuta così come previsto dalle recenti regole. Andiamo, ci spostiamo ancora sulla Locride. E c'è la risposta, vedete, di Amendolia, l'ex sindaco di Caulonia, danno erariale, non per la procura. L'ex sindaco smonta l'invito a dedurre dalla Corte dei Conti sulla gestione dei migranti nel 2011. Sono, dice Amendolia, le stesse accuse contenute nell'avviso di garanzia che ricevetti nel 2015 e non ha avuto seguito. Vogliono tenerci tutti sotto indagini permanenti, è quanto dice l'ex sindaco di Caulonia in un'immagine di repertorio insieme alla cantante israeliana Noah, che partecipò al Colonia Tarantella Festival. Ancora a Siderno, la Casa della Salute si inaugurerà nel 2024. È il grido d'allarme di Carmelo Tripodi, politico di lungo corso e candidato al Consiglio Comunale nella lista a fianco a Barranca. Eccolo, vedete qua, lo andiamo ad inquadrare, eccolo qui, Carmelo Tripodi, ex amministratore comunale. Ancora a Stilo,
provinciale interrotta, la chiusura s'allunga, legittime proteste dei residenti, i trasportatori della mangiatorella, si poteva lavorare anche nel weekend, dicono. Ancora a Siderno, grandi incompiute, idem chiedono una progettualità per farle ripartire. Parliamo della diga sull'Ordo, al teatro e al centro polifunzionale. Guardate che condizioni versa in questa foto il centro polifunzionale, ormai in rovina, che era fino a qualche anno fa un fiore all'occhiello della cittadina ionica. Un problema che necessita di una soluzione che giovi allo sviluppo economico. Tra gli altri, ricordiamo, oggi sono state assegnate le bandiere blu. Purtroppo Siderno non l'ha riavuta quest'anno. Roccella è rimasta l'unica in provincia di Reggio. La Calabria perde 4 bandiere blu su 14, ne sono rimaste in 10. Una domenica del 25 aprile del buon tempo, lo vediamo in questa immagine. Torniamo all'interno del quotidiano, vedete, si riparte dal giallo tra visite, green pass, controlli sulla movida, sul coronavirus. C'è una circolare del Viminale che spiega un po' le nuove regole e come bisognerà comportarsi. La Sardegna resta in rosso, altre 11 regioni rimangono in giallo, ma la Calabria continua a rimanere arancio. Sono 322 nuove vittime, cala la pressione sugli ospedali a livello nazionale. E poi il nuovo obiettivo è 500.000 al governo, 500.000 al giorno entro fine aprile. Nei prossimi giorni in arrivo 5 milioni di dosi, quindi. E poi c'è un flash sulla variante indiana più infettiva, è arrivata in Europa, quindi ci auguriamo che questo certamente non debba condizionare. Poi quasi il 50% degli aiuti alle piccole e medie imprese non sono ancora stati accreditati, una vera vergogna, aggiungiamo noi, in un momento di grande difficoltà. Draghi rassicura, ancora ricarichiamo il nostro touch, eccolo qui, Draghi rassicura l'Unione Europea sciogliendo l'impasse, ok, a tarda ora del Consiglio dei Ministri, il Premier atteso lunedì alle 16 alla Camera. Mattarella, cosa dice il Presidente della Repubblica? Dice rimanere uniti ora più che mai, un parallelo fra dopoguerra e dopo pandemia, o ancora, anzi è pandemia, il 25 aprile, la memoria del futuro, le terapie... le terapie intensive è il fantasma del generale, quindi 62.000 eccetera, e qui viene poi elencata una serie di numeri che vi consiglio. Anzi, un flash sul super bonus lo voglio leggere, all'obiettivo di rilanciare il settore dell'edilizia, cos'è e per quali interventi spetta la detrazione prevista. Lasciamo queste pagine e ci spostiamo in Calabria, andiamo in primo piano, ancora arancioni, si riferisce ovviamente alla nostra regione, in Calabria, scuola, il Cerino a presidi e famiglie, quindi aumentano i contagi e i dubbi, si potrà andare da amici e parenti anche in 4, oltre ai figli minori. Quindi la Calabria resta zona arancione per i prossimi 15 giorni, fatto salve eventuali nuove classificazioni. Così ha deciso il governo, nonostante i numeri della pandemia. Parlo invece di un indice di positività al 13%, con punte del 20 in provincia di Cosenza. Quindi Cosenza ha un problema serissimo, la percentuale è diversa rispetto al resto della Calabria, è molto più alta. Il bollettino dei contagi parla di 544 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore e si parla, ovviamente il numero è 4 decessi su 4.177 tamponi sono i positivi, il numero che vi abbiamo indicato 544. La scuola al 70%, ma sarà decisa da presidi e famiglie. Ancora lunghe file al punto vaccinale a Vibo, attese di qualche ora per le persone in procinto di sottoporsi al trattamento. Trend settimanale incoraggiante comunque. Ieri 90 contagi e un morto a Cadanzaro, positivo consigliere del capoluogo. Il Vax Day che continua ancora oggi. Causa a Cosenza per colpa di una bufala, fake news sui vaccini per tutti all'ospedale da campo militare. Oggi vaccinazione straordinaria solo per
over 60 prenotati, bloccato il Vax Day in vari comuni nel Cosentino per evitare anche assembramenti. E poi 32 contagi in un giorno, Rocco Imperiale verso la zona rossa, ieri in provincia 226 casi, Corbelli sulla scuola didattica a distanza per tutti. Mentre in provincia di Reggio, vedete, 156 nuovi positivi e 2 morti, esplode il focolaio della nuova attesa per i vaccini. La campagna vaccinale va avanti, il centro vaccini Palazzo Campanella e quello di Siderno ha visto in azione appunto queste due strutture, il commissario regionale Guido Longo e il delegato alla struttura commissariale generale Saverio Pirro rassicurano il comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci dell'ASP in merito al rafforzamento e l'invio dei vaccini. Poi Delia Nuova a rischio zona rossa, l'abbiamo detto, il resto della provincia con dei casi importanti a Bovalino 70 e 50 invece a Locri, e noi aggiungiamo Bianco con un grande numero di contagiati. Lasciamo anche queste pagine dedicate al Covid. Il 40% dei fondi non ci può bastare, lo dicono Luigi Ernesto Magorno, sindaco e senatore, che spiega la protesta di oggi a Napoli. Lo ricordiamo, oggi 500 sindaci saranno a Napoli per protestare, per cercare di ottenere più fondi del recovery. Il 40 non basta, vedete, noi sindaci pronti alla sfida, non è per noi, non è per noi se i soldi tornano a Bruxelles. E poi il voto ai fuorisede va in Parlamento su iniziativa del Movimento 5 Stelle, e qui poi c'è l'intervista a Magorno che diciamo caldeggia questa iniziativa a Napoli di quest'oggi, il 25 aprile, per far ottenere più fondi al sud. Il Sant'Anna non arriva al governo, il commissario non firma perché aspetta l'esito del contenzioso, quindi non c'è nulla da fare. La giunta ondeggia sui concessionari, sulle concessioni balneari e bevacqua, non c'è chiarezza sulla durata dei diritti. E poi chiesto il processo per 147 indagati, amministratori locali, imprenditori eccetera coinvolti alla Lamezia nell'inchiesta imponimento contro il clan Anello Fruci. Al centro pagina, da Crotone, tentacoli sull'eolico, chieste 4 pene, proposti 12 anni per il boss Trapasso di Cutro e 10 per il boss Mancuso di Limbadi, che vedete in fotografia. L'inchiesta sull'infiltrazione dei parchi sparsi in mezza Calabria, e qui le foto dei due boss. Va in carcere per usura uno dei nuovi reggenti della Supercosca in Emilia, Floro Vito, l'uomo dei misteri. La notizia arriva da Cutro. Ci spostiamo in avanti. Tribunale ecclesiastico d'appello, ancora in avanti. Tribunale ecclesiastico, novità importante nell'amministrazione della giustizia canonica: non bisognerà più spostarsi a Napoli per le cause matrimoniali di secondo grado. Tentata estorsione a 69enne, la polizia arresta 4 persone, indagine Lampo dopo un'aggressione. Ed ancora, anziane minacciate con pistole e rapinate, arrestati gli autori, episodi sono stati commessi a Feroleto e Pianopoli. E poi Draghi, il PD e i sovranisti. Poi perché la democrazia si è affermata solo nelle nazioni più ricche. I sindaci dell'ASP con Longo e Pirro ieri, il delegato del generale Figliuolo: a breve ci sarà un significativo aumento delle dosi vaccinali. E poi ancora i murales dedicate oggi, costi non espressi in atti pubblici. Falso prezzo di 210.000 euro, sarà un decimo al movimento. Manca la trasparenza. L'assessore Scobelliti spegne le polemiche, ma la stanza 101 rilancia le polemiche sui murales del 25 aprile di oggi. Vedete in preparazione il murales di Gullace e quello invece del partigiano Malerba. Due straordinarie opere che serviranno a ricordare due persone straordinarie, Teresa Gullace e il nostro partigiano di Samo Malerba, deceduto proprio qualche mese fa. Il cantiere riparte, ma non per Forza Italia, i lavori nel campo a Campo Calabro.
e poi scout clandestini in lotta antifascista. Guardate che meraviglia queste foto dell'epoca, seduti su un carro armato. E qua poi c'è una delle ultime foto, vedete, e poi foto del 1933 e del 1940, sono veramente belle anche in termini, no, di punto di vista artistico. A Villa San Giovanni bollette pazze, comune si scusa, mentre a Bagnara Calabra l'affaccio di Ceramida è a rischio. Nell'area grecanica più chiarezza sul bollettino Covid a Montebello, viene chiesta sui contagi, lo chiede Macheda. E poi celebrata la giornata del libro dell'UNESCO a Bova, mentre a Bova Marina scuola presente al concorso Mondadori. La Locride, Caulonia, tutto in regola tranne la giustizia. Precisazione dell'ex sindaco sul documento notificato dalla Corte dei Conti. A Mendolia, già indagato la procura di Catanzaro, che non trovò ma nulla da dire, dice l'ex sindaco a Mendolia. No a ospedale, centro Covid. Si è svolta l'assemblea dei sindaci, qui è svolta in remoto, dove ha affermato che si è contrari al reparto Covid a Locri, ma sembra che 10 posti siano stati già assegnati. Il candidato al sindaco Antonio Cutugno promette una nuova piazza a Porto Salvo. Il tour elettorale ha fatto tappa nella storica Agorà. Andiamo in basso per chiudere. Aumento dei casi nella Locride, numeri raddoppiati in 3 giorni. Preoccupante la situazione del contagio. Crescita in casi in crescita a Bovalino, quindi uno dei paesi più colpiti. E poi qua non va meglio la situazione a Siderno, che ha superato i 60 positivi attivi al tampone molecolare. E torna dunque la paura anche a Siderno. Per non parlare a Locri, che i numeri sono saliti vertiginosamente dopo la positività di una 50ina di persone legate ad un focolaio che è scoppiato in un supermercato, lo ricordiamo tutti. Festa di liberazione, l'AMPI partecipa al Reading Internazionale 25 aprile in un video, e qua ci sono tutte le sezioni del territorio. Buon 25 aprile, inaugurato da qualcuno, Piana, la festa della liberazione, vedete, classica a Polistena. Facciamo vedere, perché siamo alla fine, siamo in forte ritardo, fra poco la Santa Messa, l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Partigiani, l'omaggio ai caduti per onorare la ricorrenza del 25 aprile, e poi allestite 6 postazioni per entrare nella rete del Wi-Fi Italia. Ancora Teresa Gullace, donna simbolo della resistenza, vedete, barbaramente trucidata da una sentinella a Cittanova. E Tripodi, lo dicevamo, suona la carica sui social. L'ex sindaco indirizza una pioggia di critiche sul commissariamento straordinario. Sondaggio PMI, primi mesi nel 2021, perdite pesanti. La Snali Calabria serve il rilancio dell'economia. Vibo, una nuova idea di piazza e città. È quanto vedete la Limardo, sindaco di Vibo, seda le polemiche negli ultimi giorni e definisce la strategia. Critiche sull'abbattimento del muro della Don Bosco e della Garibaldi. E qui, e poi accolte le richieste dell'HCP e PAIS, soddisfatti i consiglieri Sgrugli, Miceli e Policaro, ma vigileremo, dicono. Eccoli qua inquadrati in primo piano. Riaperture perplessità di Fratelli d'Italia su quanto appunto accade. Lasciamo lo sport, che purtroppo non è giusto un flash. San Luca, nuova sfida per i playoff in Serie D, e poi Reggio Med e Locri, una sfida tra big. Ci spostiamo all'interno. Addio a Milva, la Pantera qualcuno la definisce rossa perché per il tono e i colori dei suoi capelli. Il meteo, qualche nuvola, ma sarà una buona domenica, un buon 25 aprile che auguriamo naturalmente a tutti i nostri telespettatori, non prima di essere ritornati alla nostra home page per conoscere se c'è qualche aggiornamento dell'ultima ora. Altrimenti vi ringraziamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle prossimi canali informativi di Telemia, non dopo avervi ricordato
che ci sarà alle 10 la Santa Messa in diretta domenica al Borgo. Grazie a tutti e naturalmente buon proseguimento con la nostra programmazione. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. La storia continua. Nuovo punto vendita frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane, Roccella Ionica. Direttamente dai nostri campi, sulla tua tavola con la verdura fresca di giornata. Grande assortimento di frutta di ogni tipo. Espletiamo servizio di consegna a domicilio per bar e ristoranti. Inoltre ci trovi in tutti i mercati cittadini. Frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane a Roccella Ionica. L'amore per la terra. Anch'io uso Unica di Medical Poltrone, eh sì, perché è la prima poltrona motorizzata con pedana vibrante integrata che aiuta la circolazione donando leggerezza alle tue gambe. E qui accanto una seconda novità assoluta, si chiama Robotica, l'unica poltrona alza persona con sistema robot e comandi di direzione, con libertà di movimento senza bisogno di assistenza. Chiama subito il numero verde, uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova prodotto senza impegno. Acquistando Unica con pedana vibrante oppure robotica potrai scegliere tra una seconda poltrona per uniformare il tuo salotto oppure un materasso in memory foam con 800 molle per dormire e rigenerarti, lo stesso memory foam che trovi dentro Unica o robotica, oppure in alternativa un purificatore d'aria per eliminare pollini e polveri sottili dalla tua casa. Chiama subito il numero verde 800 69 79 79. Approfitta di questa offerta veramente unica. Unica con pedana vibrante, rilassante e defaticante. E per sgonfiare le gambe. E robotica per muoverti in casa o fuori in totale autonomia. E senza smontare i braccioli perché passa attraverso le porte. Uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova del prodotto senza impegno. Tecnologia, artigianato italiano, eleganza e sicurezza. Medical Poltrone ti solleva la vita.